Il descrittore 11 riguarda gli effetti dovuti all'introduzione di energia negli ambienti marini sotto forma di suoni impulsivi e continui. I piani di monitoraggio presentati prendono in considerazione due indicatori: i suoni impulsivi, considerati come numero di giorni nell'anno solare in cui vengono superati determinati livelli sonori che potenzialmente possono recare danno alle popolazioni marine, ed i suoni continui, espresso in termini di tendenza della media annua dei livelli sonori rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda le principali sorgenti, di natura antropica, responsabili delle emissioni sonore, la Commissione europea ha individuato per i suoni impulsivi le attività di cantierizzazione in mare, quali ad esempio estrazione di gas o petrolio, infissione di pali per piattaforme, installazione di parchi eolici offshore e le prospezioni sismiche. Relativamente ai suoni continui, invece, le fonti di pressione ambientale sono costituite essenzialmente dalla navigazione.